Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Storia dal Vecchio Mondo. Anche in questa puntata proseguiamo l'epopea dell'eresia di Horus attraverso gli occhi delle legioni che ne sono state le protagoniste, e in questa puntata in particolare ci concentreremo su una delle legioni più affascinanti dell'intero pantheon delle armate dell'imperatore, ossia la dodicesima delle legioni Sastartes, i divoratori di mondi e il loro primarca Angron. La storia della legione dei divoratori di mondi, che non iniziò il suo percorso come divoratori di mondi, inizia, come tutte le sue legioni con sorelle, sulla Sacra Terra. A differenza delle altre, tuttavia, che vennero appoggiate agli altri elementi dell'armata imperiale, la legione dei divoratori di mondi si distinse per il semplice fatto che venne coinvolta in un progetto molto molto speciale. Infatti, l'imperatore, all'esito delle guerre di unificazione sulla Sacra Terra, dovette eliminare i Thunder Warrior, che erano i prototipi degli Space Marine che vennero impiegati insieme a di Custodes nelle guerre che portarono all'unificazione della Terra sotto la bandiera imperiale. La storia ricorda che tutti i Thunder Warrior morirono nell'ultima epica battaglia per la conquista della Terra. La realtà, tuttavia, è ben più sinistra, in quanto l'imperatore, in procinto di lanciare la sua grande crociata, dovette eliminare quei guerrieri che non potevano sostenere i combattimenti nello spazio. E quindi i Thunder Warrior, più forti fisicamente, più resistenti, più robusti, ma inadatti alle guerre nello spazio, vennero eliminati dai Custodes dell'imperatore, capitanati dall'allora e attuale comandante generale dell'Adeptus Custodes, Constantin Valdor. Nessun altro, a nessun'altra forza imperiale venne permesso di affrontare questo problema, salvo gli elementi che andranno a formare la dodicesima legione. Appunto, i Warhound, la legione dei mastini della guerra dell'imperatore, come erano nominati ai tempi della Grande Crociata. I legionari, appunto, della dodicesima legione furono gli unici ad avere un confronto diretto con i potentissimi Thunder Warrior, che erano dei nemici con cui soltanto i Custodes potevano misurarsi e sperare di avere successo. E quindi parteciparono all'eliminazione totale, o quasi, di questi potentissimi guerrieri dalla Terra. Una volta risolto questo problema, e quindi dopo che i legionari si guadagnarono il loro appellativo di mastini della guerra, l'imperatore lanciò le forze delle neonate legioni Sastartes alla conquista della galassia. All'inizio la legione dei Warhound si comportò esattamente come tutte le altre forze delle armate dell'imperatore e si lanciò in numerose campagne di conquista. Tutto questo cambiò ed arrivò ad una brusca frenata nel momento in cui le forze dell'imperatore si ricongiunsero con il loro primarca perduto. La storia del primarca Angron è ammantata dal mito e dalla leggenda, in quanto gli eventi che portarono alla dispersione dei primarchi nella galassia non sono state ancora rivelate ai più, ed è un segreto che soltanto l'imperatore e pochissimi altri conoscono. La capsula di atterraggio del primarca della dodicesima legione cadde su un pianeta situato nella frangia orientale. Il nome di questo pianeta poi ve lo rivelerò più avanti nel corso di questo video, perché ci sono diversi aspetti che mi piacerebbe raccontarvi. Fatto sta che, a differenza degli altri primarchi, la capsula del primarca della dodicesima legione venne ritrovata dagli abitanti di questo pianeta circondata di cadaveri di una razza aliena. Si pensa che questi alieni che tentarono di uccidere il primarca fossero in realtà appartenenti alla razza Eldar e che in qualche modo avessero divinato quello che il primarca avrebbe fatto nel corso della sua esistenza, e che quindi abbiano tentato di eliminare il problema alla radice. Evidentemente non ci riuscirono. A differenza però di tutti gli altri primarchi, Angron non venne allevato da nobili facoltosi, o comunque non suscitò il naturale istinto di protezione che si ha nei confronti dei bambini, in quanto la popolazione del pianeta dove venne ritrovato Angron era solita celebrare, praticare una forma di schiavitù e celebrare complessi giochi gladiatori. L'orfanello
senza nessuno reclamarlo, venne presto portato e ridotto in schiavitù e portato nella più grande delle città del pianeta, dove venne venduto alla più facoltosa famiglia di mercanti di schiavi che ci fosse, la quale rinominò il bambino Angronius. Ben presto, con la innaturale velocità di crescita di ogni primarca, Angronius divenne il più forte dei gladiatori della scuola di questa nobile famiglia, che investì sul giovane tutto quanto avesse a disposizione per farlo addestrare e farlo combattere in giochi gladiatori sempre più spietati. Infatti, le tecnologie di quelli che era la casta degli High Rider, come poi vennero conosciuti da Angron e dai suoi seguaci, comportavano complessi giochi gladiatori con l'impiego di bestie geneticamente modificate, attraverso la modifica del campo di battaglia stesso, attraverso l'introduzione di gas velenosi piuttosto che di acqua bollente, e prevedevano la sopravvivenza esclusivamente del più forte. Angron, combattendo sempre di più, ben presto acquisì la fama di essere il migliore dei gladiatori sul pianeta e iniziò a familiarizzare con gli altri campioni delle scuole rivali, in quanto, benché la carne da cannone fosse spendibile nei giochi dell'aristocrazia regnante, ai più forti di ogni scuola veniva permesso di sopravvivere. E presto Angron e rispettivamente i capi delle altre scuole gladiatori si guadagnarono un rispetto reciproco, anche se quello che guidò sempre il ragazzo fu l'enorme rispetto per il suo primo maestro Enomaus. Tutto cambiò in quanto Angron aveva sempre, da sempre, l'istinto alla ribellione e quindi alla fuga, e i suoi carcerieri, ormai impressionati dalla potenza fisica del primarca, non erano più in grado di garantire che il ragazzo non riuscisse effettivamente a sfuggire. Di ciò Angron diede dimostrazione quando affrontò due enormi bestie alle quali erano stati impiantati quelli che erano conosciuti come i Butcher Nail, i ganci del macellaio, in una traduzione non proprio fedelissima a quello che in realtà sono questi arcaici meccanismi tecnologici. Essendo costretto a combattere insieme al suo mentore due di queste abominazioni alla quale erano stati impiantati questi preziosissimi e rarissimi archeotech, Angron riuscì ad abbattere entrambi questi mostri. Alla fine ad Angron fu chiesto di uccidere il suo maestro. Enomaus sapeva benissimo di non poter contrastare la potenza di Angron e si preparò a ricevere una rapida fine per mano del suo apprendista, l'ultimo dono che poteva sperare di avere, una morte rapida e indolore. Angron, tuttavia, stupendo tutti, si rifiutò di uccidere il suo maestro, venne portato nelle segrete e a questo punto i regnanti del pianeta decisero di impiantare su questo possente guerriero uno degli ultimi esemplari di questa rarissima tecnologia. A questo punto bisogna aprire una parentesi: cosa sono i Butcher Nail? I Butcher Nail è un sistema, un archeotech, un residuo dell'oscura era della tecnologia, quando l'umanità si rivoltò su se stessa e molta tecnologia andò perduta, che amplifica a dismisura la forza e l'istinto combattivo di chi ne è sottoposto, ad un prezzo tuttavia terribile. I Butcher Nail intaccano il sistema cerebrale della vittima, scavando sempre di più all'interno del cranio, del cervello, dell'ospite barra vittima, e soltanto i gesti più efferati rilasciano all'interno del cervello le endorfine necessarie a tenere il guerriero in uno stato di calma e di non sofferenza. Al contrario, ogni altro sentimento viene ricompensato con dolori lancinanti che ben presto trasformano lo sfortunato in una macchina assassina priva di sentimenti. Neanche il fisico del primarca riuscì a sopportare questa trasformazione, e al secondo incontro Angron, con i Butcher Nail installati, smembrò e massacrò il suo inerme maestro, che sapeva di andare incontro ad una fine orribile. Ciò nonostante, la forza di volontà del primarca ebbe la meglio anche su questo enorme meccanismo di tortura e iniziò in ogni caso a
pianificare la sua più grande rivincita nei confronti dell'aristocrazia regnante. Approfittando della celebrazione dei giochi gladiatori più grandi sul pianeta, iniziò a progettare la più grande fuga che si fosse mai vista sul pianeta. All'apice dei giochi gladiatori, quando la folla era in delirio e centinaia di gladiatori combattevano strenuamente su un'enorme arena, Angron, ad un segnale prestabilito, si rivoltò sulle guardie e centinaia di gladiatori riuscirono a scappare, molti dei quali potenziati attraverso la stessa tecnologia che aveva colpito Angron. I gladiatori superstiti razziarono la città e si diressero in campo aperto. All'inizio la popolazione regnante, la casta regnante, non si preoccupò molto di questa banda di gladiatori dispersa ed inviò un'armata per distruggerli. Ciò che non avevano considerato era l'enorme forza combattiva di Angron e quello che i Butcher Nail erano in grado di far fare ad un guerriero quando si trovava a combattere per la propria vita. La prima armata inviata a distruggere Angron venne massacrata fino all'ultimo uomo. Ne riuscì a sopravvivere solo uno, portando nella città principale la notizia di questa enorme forza di gladiatori che distruggeva una città dopo l'altra. La prima banda di Angron, infatti, divenne nota come la divoratrice di città, in quanto ogni città degli High Rider che veniva attraversata da questi gladiatori veniva inevitabilmente rasa al suolo e i suoi abitanti massacrati. Ovviamente non passò molto prima che la potenza militare dei governanti del pianeta ebbe la meglio sulle sparute forze di Angron, che, benché molto più forti fisicamente, mancavano di armatura e tecnologia tale da poter tenere testa alle armate, diciamo, dell'aristocrazia regnante, che ben presto iniziarono a circondare Angron e i suoi uomini, spingendoli sempre di più sulle montagne del pianeta. Fino a quando Angron e i suoi compagni vennero accerchiati da numerose armate e si prepararono a combattere strenuamente per la loro stessa vita. Angron sapeva, nonostante il lancinante dolore che provava attraverso i ganci del macellaio, che la loro fine era giunta, e si era preparato a morire insieme ai suoi amici. Anzi, la sera prima dell'ultima battaglia, Angron e i suoi uomini avevano già scavato le loro tombe. Fu in quel momento che un misterioso individuo entrò nell'accampamento dei ribelli e si presentò ad Angron niente meno che come il signore del genere umano, l'immortale imperatore, signore della legione Sastartes. Angron riconobbe subito il suo vero padre genetico e l'imperatore offrì ad Angron una possibilità più unica che rara. Gli offrì il comando delle legioni Sastartes e il prosieguo, la sopravvivenza in questo scontro e la possibilità di combattere a fianco di suo padre e dei suoi fratelli per la conquista della galassia. Angron inaspettatamente rifiutò. Disse all'imperatore che quello che lui si apprestava a fare era l'unica scelta che aveva deciso di fare da uomo libero e che durante una vita piena di imposizioni e umiliazioni, quel momento, la sua morte sul campo di battaglia a fianco ai suoi fratelli, avrebbe rappresentato la suprema ribellione alla tirannia della casa degli High Riders. L'imperatore annuì, accettò la spiegazione del primarca e nonostante ciò teletrasportò Angron contro la sua volontà dall'accampamento sulla nave ammiraglia dei Warhound che era in orbita sopra il pianeta. Solo Angron venne teletrasportato. Ovviamente la reazione di Angron fu talmente devastante che l'imperatore dovette colpire il suo figlio e tramortirlo. Nel frattempo i compagni di Angron, demoralizzati dalla scomparsa del loro leader, colui che per primo aveva issato la bandiera della ribellione, vennero annientati e totalmente distrutti dalle armate combinate delle forze regnanti sul pianeta, che non risparmiarono nessuno dei gladiatori. Al suo risveglio, Angron seppe della tragica fine dei suoi compagni e soprattutto del fatto che lui non era morto lì con loro, e la sua ira fu terribile. Tutte le altre legioni di Space Marine, legate geneticamente da un legame profondissimo con il loro primarca, si riunirono pacificamente ai loro primarchi.
la legione dei divoratori di mondi ebbe un incontro con Angron molto molto più traumatico, se vogliamo. Il maestro della legione dei divoratori di mondi, un possente guerriero che aveva appunto forgiato il suo nome nelle guerre di unificazione, si recò dal Primarca per cedere personalmente il comando della legione. Angron, in uno scatto di ira, lo smembrò dinanzi ai suoi compagni e si rifiutò di avere a che fare con chiunque provasse ad avvicinarsi. I quadri della legione, decrescendo in ordine di importanza, provarono a parlare col loro padre genetico e vennero tutti eliminati, fino a quando, dopo ore di violenti scoppi d'ira, il capitano dell'ottava compagnia, l'ultimo rimasto, il più alto in grado rimasto nei quadri della legione, riuscì ad avere a far placare il Primarca e a riuscire a stabilire una qualche forma di contatto con Angron. Il capitano dell'ottava compagnia era Karn, un nome che è diventato importantissimo durante tutto il corso dell'eresia di Horus e anche successivamente. Una volta assunto formalmente il comando della legione dei Warhound, che, come Karn stesso disse ad Angron, noi siamo i tuoi figli, non possiamo ridarti i tuoi compagni perduti, ma possiamo vendicare il loro nome. Loro erano conosciuti come i divoratori di città, noi saremo conosciuti come i divoratori di mondi. E quindi, rinominando la legione e assumendo Angron il ruolo di guida, benché soltanto nominalmente, della legione, gli stessi si lanciarono in una campagna di sterminio interplanetario senza pari. Soltanto gli eccessi più sfrenati dei predicatori dopo la loro umiliazione riuscì a guadagnare, ad eguagliare la distruzione che Angron e i suoi divoratori di mondi scatenarono nella galassia. Spesso e volentieri i pianeti che si trovavano sulla strada di Angron e che non si arrendevano alla prima avvisaglia diplomatica degli ambasciatori imperiali subivano l'ira della legione, che raramente risparmiava qualcuno, guidata in battaglia dal loro intrepido primarca, che cercava a questo punto di placare il dolore lancinante che i Bacchernail gli cagionavano. L'imperatore si pose il problema di questa tara del figlio primarca, in quanto l'arcana tecnologia dei Bacchernail non consentiva la rimozione senza uccidere il proprietario. Anzi, il caso di Angron rappresentò un paradosso di questa oscura tecnologia, in quanto i Bacchernail erano progettati dopo breve tempo per l'uccisione dell'ospite e quindi potevano essere poi rimossi e reinstallati. I Bacchernail di Angron incontrarono la fisiologia potenziata di un primarca che, dotato di straordinarie capacità rigenerative, riusciva a contrastare la distruzione che operavano i Bacchernail, arrivando ad una sorta di equilibrio, cosa che da un lato garantiva ad Angron una possanza fisica, diciamo, ineguagliata nell'intero consiglio dei primarchi, mentre dall'altro lato gli causava indicibili sofferenze che soltanto un grande sforzo di volontà da parte di Angron riusciva a tenere in scacco. Fu quando, tuttavia, quello che segnò il destino della legione avvenne sul mondo di Ghenna. Sul mondo di Ghenna, i divoratori di mondi combatterono una popolazione semi-aliena che aveva sviluppato una tecnologia simile a quella dei Bacchernail. Gli apotecari della legione, studiando e dissezionando i cadaveri dei nemici, si resero conto che anche loro avevano utilizzato o ibridato questa tecnologia. Anzi, l'avevano fatta diventare una tecnologia rimovibile e che quindi potevano rappresentare un mezzo per salvare il loro primarca. L'imperatore infatti aveva detto, confidandolo ad un suo amico, un certo Arcan Land, che Angron era difettoso in maniera irrimediabile, ma che un primarca difettoso sarebbe stato comunque meglio di un primarca, di non avere un primarca a capo della legione, e che non poteva fare nulla per salvarlo. Gli apotecari della legione dei divoratori di mondi trovarono la soluzione a questo problema. Tuttavia, non la usarono. L'ubris della legione dei divoratori di mondi, che cercava di avere un contatto, di stabilire una connessione con il loro padre genetico,
era tale che anziché trovare una cura, quindi eliminare i Bacchernella ad Angron, gli apotecari studiarono un modo per replicarli. E dopo molti tentativi, molti falliti, ma molti si avvicinarono effettivamente a quello che era la tecnologia di Angron, alla fine, con la conoscenza acquisita su Geenna, riuscirono a replicare un impianto che non uccideva istantaneamente il possessore, ma che ne aumentava la forza in combattimento. All'inizio, all'interno della regione, soprattutto i veterani delle guerre di unificazione, quindi di origine terrestre, si opposero all'utilizzo di questi strumenti, ritenendoli effettivamente troppo pericolosi, vedendo come si comportava il loro primarca. Tuttavia, la voglia della legione di unirsi, di condividere anche la sofferenza del loro sire, fu tale che il primo a sottoporsi all'installazione dei nuovi Bacchernail fu appunto Karn, il quale, discutendo furiosamente con Angron, si era sentito dire: i miei figli sono morti sul mio pianeta d'origine, voi non siete niente, non siete i miei figli. Angron ci rimase malissimo e i suoi guerrieri compirono questo estremo sacrificio, dannando se stessi, per riuscire a collegarsi con Angron. In quel momento Angron effettivamente riconobbe Karn e i prescelti che si erano sottoposti per primi a questi impianti come suoi figli, ed ebbe per loro un crescente sentimento di rispetto, che non eguaglierà mai quello per i suoi compagni gladiatori, ma che perse gran parte del disprezzo che nutriva fino a poco tempo prima. La campagna di distruzione di Angron ebbe termine quando Horus, primo e più forte di tutti i primarchi dell'imperatore, lo convocò nel sistema di Istvan III. Al suo arrivo, Angron scoprì diverse verità. Seppe di un presunto tradimento che l'imperatore aveva fatto ai loro figli primarchi, seppe che Horus aveva intenzione di alzare la bandiera della ribellione e si riaccese un antico rancore rimasto sopito nei secoli precedenti. Angron infatti non perdonò mai all'imperatore il fatto di averlo trasportato via dal suo pianeta, negandogli l'unica cosa che aveva scelto di fare da uomo libero. E quindi meditava vendetta. Non appena Horus alzò la bandiera della ribellione, Angron giurò a se stesso di vendicarsi dell'imperatore, rovesciando il suo regno fino a quando lo stesso tiranno che erano arrivati a considerare i divoratori di mondi non fosse morto sotto la sua spada. Una volta deciso la ribellione, Angron dovette epurare la sua legione degli elementi leali all'imperatore. Tutte le legioni traditrici in realtà epurarono i loro membri più fedeli e più indottrinati alla lealtà imperiale su quello che passò alla storia come il massacro di Istvan III. Tuttavia, benché gli altri fratelli primarchi decisero di inviare le loro compagnie più leali all'imperatore sul pianeta e sterminarle con un virus potentissimo, il distruttore di vita, una delle armi di cui persino l'imperatore proibiva l'utilizzo, e che solo Horus poté autorizzare nel suo nuovo ruolo di War Master, Angron scelse una via più diretta. Erano comunque suoi figli, benché leali all'imperatore, avevano meritato il suo rispetto, e quindi Angron si teletrasportò personalmente, l'unico tra i primarchi, sulla superficie del pianeta, e massacrò personalmente i suoi figli, colpevoli di essere leali all'imperatore del genere umano. Curioso su questo aspetto un report che ci venne da uno dei pochi sopravvissuti di Istvan III. Recita più o meno così. Si dice che gli Space Marine non conoscessero la paura. Erano stati programmati a non provare questo sentimento. Tuttavia, sui campi di Istvan III, io vidi Angron caricare verso di me, ebbi paura, mi voltai e fuggì. Questa è quello che l'Angelo Rosso, così come era conosciuto, come divenne conosciuto Angron nella confraternita dei primarchi, riuscì a suscitare all'interno anche dei suoi stessi guerrieri. Ovviamente Angron garantì a tutti i combattenti dei divoratori di mondi una fine rapida, indolore, a differenza degli altri Space Marine che dovettero subire il terribile tormento del divoratore di vita,
e dopodiché si preparò a combattere il suo vero e unico nemico, il signore del genere umano. Angron a questo punto si lanciò nella sua personale crociata, ma anziché dirigersi verso la Terra, dove invece si diresse Horus e le sue legioni, si imbarcò in una crociata parallela, la cosiddetta crociata Umbra, capitanata da Angron e da Lorgar della 17ª legione, contro il sistema di Ultramar. Il sistema di Ultramar è un sistema posto nella frangia orientale della galassia, composto da 500 mondi, tutti leali al trono di Macrage e al suo primarca, Robot Gilliman. All'inizio, le forze dei divoratori di mondi e dei predicatori non vennero come nemici, ma come alleati, e approfittando della fiducia degli Ultramarine, si fecero accogliere all'interno dei sistemi di Macrage, che, al un segnale prestabilito, iniziarono a distruggere e a massacrare. Una volta scoperto il tradimento, tutte le forze della legione degli Ultramarine, la più numerosa della legione Sastartes, si concentrarono a combattere i predicatori e i divoratori di mondi, che non risparmiarono nessuno sui pianeti che attaccavano. Fino a quando Angron, in una sorta di strano déjà vu, arrivò su un pianeta chiamato Nuceria. Su quel pianeta Angron ebbe una visione di un ricordo di essere già stato su quel pianeta. Venne fuori che quel pianeta era il pianeta natale di Angron, sul quale lo stesso era stato ritrovato, e che aveva continuato, anche sotto il controllo del governo di Ultramar, a portare avanti le proprie tradizioni schiaviste e gladiatorie. Angron, in maniera straziante, si recò insieme ai marine della sua legione sulla montagna che doveva essere la sua ultima resistenza e che si era trasformata in un enorme cimitero a cielo aperto. Il primarca vide gli scheletri lasciati lì agli elementi dei suoi vecchi compagni di battaglia e pianse in quel momento sulla tomba a cielo aperto degli ultimi veri combattenti di Nuceria. Dopodiché, con sguardo infuocato e il comando di una legione di Space Marine ai suoi ordini, si diresse verso la capitale del pianeta. All'ingresso della città principale di Nuceria, Angron vide se stesso rappresentato sui mosaici della casa più grande, della casa gladiatoria più grande, e ricordò il suo vecchio nome, Angronius, il più grande, il più possente dei gladiatori di Nuceria. Si diresse nella sala del governatore planetario, nominalmente a capo del pianeta, che riconobbe nel gladiatore, nel signore degli Space Marine che si trovava davanti, l'antico gladiatore che era stato al servizio della sua casata. Angron, in maniera glaciale, osservò il governatore, dopodiché disse al suo secondo in comando, Karn, di uccidere tutti i presenti in quella stanza, poi tutti i presenti in quella città e poi tutti i presenti in quel mondo. Perché doveva essere fatta vendetta per i suoi antichi compagni. L'ira di Angron e dei divoratori di mondi fu terribile e prima la città e poi il resto del pianeta vennero devastati in un'orgia di distruzione. Tuttavia, su quel pianeta, Robot Gilliman e la legione degli Ultramarine, richiamata sul pianeta dalle disperate richieste di aiuto del governo locale, si recarono per combattere il fratello caduto. E sui campi di battaglia di Nuceria, Angron ebbe un interessante confronto col fratello primarca, da molti ritenuto il migliore dopo Horus. In quel momento la piena furia di Angron si scagliò su Robot Gilliman, colpevole agli occhi del fratello di essere stato allevato dai migliori insegnanti che ci potessero essere, di aver ricevuto cure amorevoli da parte della popolazione, mentre lui, unico fra tutti i primarchi, era stato trattato alla stregua di un volgare schiavo. Tuttavia, la presenza di Angron su Nuceria non fu casuale. Dietro questa scelta di invadere questo pianeta sconosciuto ad Angron, o meglio, rimosso dalla memoria di Angron, c'era la volontà di Lorgar.
Il primarca della Legione dei Predicatori, infatti, era ben consapevole che prima o poi il processo degenerativo dei Butchernails avrebbe avuto la meglio anche sul fisico potenziato di un primarca. E in piena comunione con i poteri dell'Empireo, i quattro dei del Caos, ritenne che l'unico modo per salvare da morte certa il suo fratello, con il quale comunque aveva legato, in quanto Lorgar, nonostante sia di fatto il primo ribelle dell'Imperium, aveva nutrito un legame speciale con tutti i suoi fratelli, e quindi si preoccupava di salvare la vita a tutti loro, nonostante ne avesse persi due, probabilmente sotto la lama di Lehman Russ. Per salvare Angron, l'unica cosa che poteva fare era far sì che Angron venisse elevato al rango di principe demone, guadagnando in questi termini l'immortalità e l'invulnerabilità al processo degenerativo che lentamente lo stava consumando. Per farlo occorreva un enorme sacrificio agli dei del caos, e quale sacrificio migliore del pianeta ricettacolo di tutta la rabbia e la frustrazione del primarca? In quel momento Angron, combattendo contro il fratello Ultramarine, stava inconsapevolmente sacrificando la sua intera essenza, l'essenza di un primarca, al potere del caos che presiede gli aspetti della guerra e dello spargimento del sangue. Il più antico e più forte dei quattro fratelli delle tenebre, il principe del caos Khorne. Ovviamente la legione dei divoratori di mondi non stette immobile ad assistere in questo modo a quello che per loro era la caduta definitiva del loro primarca, e cercò di intervenire. In particolare il primo maestro della legione, che era stato intombato nell'antica forma di un Dreadnought Contemptor, aveva organizzato un rituale per impedire ad Angron, per stroncare la follia omicida di Angron. Questo era un rituale che i bibliotecari della 12ª legione più volte avevano messo in pratica, unendo le loro menti per creare una sorta di comunione che riuscisse a scaricare l'ira del primarca e renderlo uno stato dormiente. Era una operazione molto pericolosa e soltanto i bibliotecari più dotati della legione riuscivano a portare avanti. In quel momento si decise che piuttosto che vedere Angron trasceso in questa nuova forma demoniaca, la legione avrebbe continuato a servire la sua causa senza il loro primarca. Ovviamente l'esperimento, che in condizioni normali richiedeva un enorme sforzo psionico, nel mezzo della battaglia, del tumulto psichico, delle offerte che si rivolgevano all'Imperio, fu un'impresa troppo grande anche per i bibliotecari della Legione, e la comunione fallì nel suo intento di calmare lo spirito del primarca, il quale, dopo aver combattuto e vinto il fratello Ultramarine, salvato soltanto dall'intervento delle sue fedeli guardie del corpo, rivolse la sua attenzione all'antico maestro della legione. L'ultimo maestro dei Warhound si trovò faccia a faccia con il suo primarca e dovette compiere quello che era impensabile per i figli di Angron, ovvero sia cercare di uccidere il loro padre genetico. Ovviamente non vi riuscì, e neppure la forma di un Dreadnought Contemptor di molto più grosso del primarca riuscì ad avere la meglio sull'angelo rosso, il quale, sacrificando agli dei del caos l'anima di questo antico guerriero, si elevò al rango di principe demone. Fu il primo tra tutti i primarchi ad essere ricompensato con la vita eterna e l'immortalità. Un'enorme creatura ruggente sui campi di battaglia di Nuceria nacque laddove Angron cessò di esistere come essere umano o transumano, rinascendo a nuova vita come principe demone del dio del caos Khorne. Anzi, come primarca demone del dio del caos Khorne. La distruzione di Nuceria divenne inevitabile e gli Ultramarine ritirarono le loro forze. Dopodiché, quasi contemporaneamente, in un altro angolo della Francia orientale, Lorgar, Corferon,
ed Erebus completarono la creazione del Maelstrom, una enorme perturbazione psionica che era preordinata all'isolamento dei sistemi di McRae, dei 500 mondi, dal resto della galassia, impedendogli di fatto di partecipare agli eventi che da lì a poco si sarebbero svolti addirittura sulla Sacra Terra. A questo punto, con la loro missione completata, i Divoratori di Mondi e i Predicatori si ritirarono per unirsi all'avanzata di Horus verso la Sacra Terra. Alla fine dell'eresia, Horus spazzerà via le forze della flotta da guerra Solar, cingerà d'assedio addirittura la Sacra Terra, e sulla Sacra Terra l'Angelo Rosso diventerà l'araldo del nuovo autoproclamato Signore dell'Umanità, e l'ultima pittoregistrazione che si ha di Angron è quando Angron e i Divoratori di Mondi, nel mezzo del tumulto della grande battaglia ai piedi delle mura del Palazzo Imperiale, dichiarerà l'ultimatum ai difensori della Terra, offrendo in maniera molto simile a quando avevano offerto ai suoi guerrieri su Istvan III la possibilità di morire in maniera rapida ed indolore. Sanguinius degli Angeli Sanguinari risponderà al fratello caduto, già principe demone, e dopodiché i combattimenti che videro protagonisti anche nei Divoratori di Mondi vennero ricordati come i più cruenti dell'intera battaglia sulla Terra. Con la sconfitta di Horus e la distruzione del sogno di ribellione che Angron aveva incarnato e aveva vissuto, i Divoratori di Mondi non ebbero altra scelta che ritirarsi all'interno dell'Occhio del Terrore, dove Angron si ritirò, in maniera simile a come aveva fatto molti anni prima, in un pianeta in solitudine, lasciando libere le forze della sua legione di muoversi all'interno della galassia. Molte di esse si riunirono sotto il comando dell'unico che era stato in grado di tenere testa ad Angron, ossia il capitano dell'ottava compagnia, Karn, il quale, ricevendo in dono una delle due asce del Primarca, l'ascia Gore Child, l'altra Gore Father rimarrà nelle disponibilità di Angron, si mossero negli scenari immediatamente successivi alla fine dell'eresia in maniera simile a quella delle altre legioni traditrici. Tuttavia, il pedaggio che i Bacernei ebbero sui membri della legione diventò ben presto insostenibile e sul pianeta di Shalatrax la legione dei Divoratori di Mondi cessò di esistere come forza armata combattiva. Su quel pianeta, infatti, ammantato dal gelo più terribile che si potesse immaginare, i Divoratori di Mondi stavano combattendo per risorse e potere con la legione sorella dei figli dell'imperatore. Durante la notte su Shalatrax la temperatura scende di molto al di sotto dello zero e neppure la fisiologia potenziata degli Space Marine è in grado di resistere a quella temperatura. E quindi la notte su Shalatrax segnò l'inevitabile fine dei combattimenti, almeno per quel giorno. Durante la notte, tuttavia, Karn, cedendo agli impulsi primordiali dei suoi Bacernail, afferrò un lanciafiamme e si rivoltò contro i suoi stessi uomini, proseguendo in un'orgia di distruzione la battaglia da solo e di fatto disgregando l'unità che la legione era riuscita a mantenere, disgregandola in molteplici bande da guerra. Quel giorno Karn, il più nobile dei Divoratori di Mondi, passò alla storia col nome di Karn il Traditore, in quanto si ribellò ai suoi stessi compagni e, con un manipolo di fedelissimi, ormai anche loro persi nel delirio dei Bacernail, si ritirò e proseguì personalmente la sua crociata, combattendo ovunque ve ne fosse la possibilità per soddisfare il bisogno imperante di spargimento di sangue, prima del campione del caos, del dio del caos Khorne, e secondo quello dei Bacernail che gli erano stati impiantati. La legione dei Divoratori di Mondi non prese parte successivamente agli eventi del dopo eresia di Horus, fino a quando non venne coinvolta in un evento del quale ci sono pochissime registrazioni. Angron, in particolare, non si fece più vivo per molti millenni dopo la fine della grande rivoluzione, della grande eresia di Horus, fino a quando, sul pianeta di Armageddon,
un enorme relitto spaziale si avvicinò e gli Auspex imperiali rilevarono la presenza di diversi vascelli dei divoratori di mondi. In particolare, su uno di questi vi si trovava il Primarca Demone. La risposta del pianeta pesantemente industrializzato e fortificato di Armageddon fu subitanea, e gli lupi siderali, capitanati dal Gran Maestro Logan Grimnar, si precipitarono a combattere contro l'invasione demoniaca dei servi di Khorne sul pianeta. Infatti, benché la storia imperiale ricorda con molta enfasi la seconda e la terza guerra di Armageddon combattute contro gli orchi di Ghazghul, della prima vi sono pochissime informazioni, tutte sotto il più alto livello di segretezza da parte dell'Inquisizione, perché su quel pianeta le forze dell'Imperium combatterono uno dei più grandi eroi della Grande Crociata e uno dei più grandi campioni delle Idee del Caos. Fu solo un intervento di un'intera compagnia di cavalieri grigi in armatura Terminator, guidata dal fratello capitano Aurelian, che spezzò alla fine l'assalto di Angron, rispedendo la forma fisica di Angron nell'Imperio, dove adesso si è rigenerata ed è in attesa di portare nuovamente morte e distruzione all'interno dell'Imperium. La storia di Angron finisce in questo frangente, in quanto non è detto che con l'apertura della Cicatrix Maleficarum ci sarà un nuovo ritorno del Primarca Demone pronto a portare morte e distruzione ai nemici dell'Imperium. La Legione dei Divoratori di Mondi, tuttavia, possiede ancora qualche altra curiosità che mi piacerebbe condividere con voi. Il primo aspetto riguarda la presenza dei personaggi che sono meglio caratterizzati di tutta l'eresia di Horus. Oltre Khorne il Traditore, che come il loro primarca riuscirà a stabilire un legame, diciamo, di amicizia molto solido con altri appartenenti all'eresia, di solito legati in maniera egoistica agli scopi della propria legione, Khorne riuscirà a legare tantissimo con Argertal, il primo prescelto, il primo dei Galvorbak di Lorgar, che riuscirà a portare avanti questa amicizia fino a quando Erebus, con uno stratagemma, non farà morire Argertal e quindi si attirerà le ire del capitano dell'ottava compagnia. La Legione dei Divoratori di Mondi era l'unica sotto molti aspetti, in quanto prediligeva esclusivamente tattiche da corpo a corpo. Le poche squadre devastatrici in appoggio di solito comprendevano i membri caduti in disgrazia dalla legione, e riuscivano ad applicare questa filosofia di combattimento addirittura nel combattimento interspaziale. Tutte le navi dei Divoratori di Mondi, infatti, erano dotate di quelli che Angron aveva soprannominato gli Ursum Claw, che praticamente erano degli arpioni da cacciatore lunghi chilometri che le navi dei Divoratori di Mondi usavano per agganciare le navi nemiche, trascinandole a cortissima gittata e prediligendo un abbordaggio, in molti casi sanguinosissimo, alla nave avversaria, tutto per placare gli impulsi dei Butcher Nail nel cervello dei legionari. Angron si dimostrò un primarca particolarmente legato a un discorso di meritocrazia, in quanto, indipendentemente dalla natura umana o transumana dei suoi collaboratori, si dimostrò molto, diciamo, comprensivo nei confronti dei suoi collaboratori, in particolare di una, l'ammiraglio della Conqueror, uno dei pochi umani a godere della stima e del rispetto di Angron, tanto da essere insignita della migliore onorificenza che uno Space Marine potesse fare ad un umano in servizio alle legioni, la mano di sangue. E Lotara Sarrin, come era conosciuta il capitano della Conqueror, era una di queste poche eccezioni, tanto da in molte occasioni ribattere allo stesso Primarca, dicendo appunto: la nave è sotto il mio controllo e benché tu sia il maestro di questa legione, gli ordini sulla mia nave li do io. Di solito una risposta di questo tipo, soprattutto al Primarca della Legione dei Divoratori di Mondi, avrebbe comportato lo smembramento dello sfortunato. Invece in quel caso Angron, complice l'intervento di Khorne, si fece una grassa risata e condivise lo spirito guerriero del comandante Sarrin.
Altra piccola curiosità, tra i legami di amicizia che vennero forgiati tra le legioni e che purtroppo il tradimento di Horus porterà alla disgregazione, ve ne fu uno importante tra Karn, il traditore, e Sigismund dei Magli Imperiali. Il campione della prima compagnia dei Magli Imperiali, infatti, spesso e volentieri combatteva unitamente a Karn nelle fosse di combattimento sulla Conqueror, fosse di combattimento che erano una tetra parodia delle arene gladiatorie su Luceria e dove appunto Angron si allenava. In quel momento Sigismund notò che Karn e molti dei divoratori di mondi legavano con delle catene le armi ai loro polsi, in modo da non perderle nella furia del combattimento. Questa cosa piacque talmente tanto al campione dell'imperatore che ancora oggi i Templari Neri, che sono i successori di Sigismund e che portano ancora avanti la Grande Crociata Imperiale, legano le loro armi con delle catene. Questa curiosità, che in realtà della quale si è persa l'origine nel corso dei millenni, nasce appunto dal legame di amicizia formato con una legione traditrice. E quindi i Templari Neri portano avanti una tradizione nata nelle fosse di combattimento sulla Conqueror. Altra curiosità, Angron fu l'unico nella confraternita dei primarchi a non conquistare il proprio mondo d'origine. Tutti i loro primarchi, anche Conrad Kurz, lunatico e visionario quanto volete, riuscì ad arrivare al vertice della società dove si era trovato. L'unico a non riuscire a vivere la sua intera vita come schiavo fu appunto Angron. E questa cosa Angron la rimarcherà tantissimo anche al fratello Robot Gilliman, che appunto era il rampollo della casa nobiliare più grande di Macrage, ritrovatosi a essere comandante in capo dell'esercito, ad aver conquistato tutto e di essere stato allevato dai migliori insegnanti e filosofi, mentre ad Angron questa possibilità è stata negata. L'ultima curiosità relativa alla Legione dei Divoratori di Mondi è costituita dalla guardia del corpo personale di Angron, i macellai rossi, Red Butcher. Ogni primarca nell'organizzazione delle legioni aveva una guardia del corpo personale rivestita in arcaiche armature Terminator. Horus aveva i suoi Justerin, Robot Gilliman aveva le Sazerin Guard. Tutti ricoprivano un posto d'onore all'interno della legione. Fare da guardia del corpo al primarca era un ruolo che gli aspiranti Space Marine agognavano e che avrebbero fatto carte false per ottenere. L'unica tra le legioni Sastartes a considerare un disonore il servizio nella guardia del corpo del primarca è appunto quella dei divoratori di mondi, per due ordini di ragioni. In primo luogo perché Angron, nei suoi eccessi d'ira, tendeva a prendersela con quelli che gli erano più vicini e non era una buona cosa essere vicino quando l'angelo rosso era di cattivo umore. E l'altra era più un discorso sull'onore degli Space Marine, in quanto una guardia del corpo, per definizione, circonda e protegge il suo signore, mentre Angron puntualmente superava in velocità la sua guardia del corpo, che appunto non riusciva a tenere il passo con il primarca e si trovava nella spiacevole situazione di essere sovravanzata dal loro signore e quindi di fatto non combattere e non proteggere la vita del loro primarca. Infatti spesso e volentieri a Karn venne offerto più volte il posto all'interno dei macellai rossi, e Karn, sempre con una grande risata, rifiutò ogni volta proprio perché sapeva che essere messo all'interno di quell'elite era, diciamo, uno smacco al suo onore. Ultima curiosità sulla legione di Angron e sui divoratori di mondi è questa. Molti di voi mi hanno sentito dire che come Angron e i suoi fratelli fossero i più umani tra gli Space Marine delle legioni Sastartes. Il motivo è molto semplice. Angron, così come tutti gli altri primarchi, aveva un potenziale psionico latente. Molti poi lo svilupperanno in maniera estensiva, ad esempio Lorgar o Magnus il Rosso. L'esperienza psionica di Angron in realtà fu più sottile. Angron era capace di interiorizzare le emozioni e il dolore degli altri. Quando Angron si trovava su Luceria da giovane prigioniero e schiavo,
ebbe in molte occasioni la possibilità di forgiare un legame empatico con gli altri schiavi, anche quelli che poi sarebbe stato costretto a uccidere, assorbendo e facendo proprio il loro dolore, cercando di garantire alla sua famiglia e al suo popolo, ai suoi amici, tutta la tranquillità possibile, facendosi carico del loro dolore. Angron non sapeva di questa sua espressione psionica, però in realtà attraverso questo si formò un legame durissimo con gli schiavi di Nuceria, e questo aiuta a comprendere il perché Angron volesse morire insieme a loro piuttosto che combattere al servizio del proprio padre genetico. L'ultima curiosità ci viene dalle parole del gran maestro Lork dei Warhound, lo stesso che morirà su Nuceria anni dopo cercando di uccidere il loro primarca. Quello che non si è mai compreso è come mai l'imperatore, il quale aveva a suo comando un enorme potere distruttivo rappresentato da una legione di Space Marine, non intervenne in maniera diretta sugli eventi di Nuceria, rapendo il figlio Angron anziché aiutarlo nella conquista del pianeta. E questo, di questo Lork ha un ricordo molto vivido, in quanto lui, come maestro della legione, poteva interfacciarsi con l'imperatore e chiese al signore del genere umano: ma perché non scendiamo ad aiutarli? Noi siamo immensamente più forti, bastano un centinaio di Space Marine per ribaltare le sorti di quello scontro e salvare il Primarca e i suoi compagni. Perché dobbiamo lasciarli morire? La risposta è persa nelle nebbie del tempo, l'imperatore non sappiamo cosa rispose al suo sottoposto, fatto sta che la storia è andata come vi ho raccontato in questo video. Di fatto l'imperatore, attraverso le sue scelte, piantò i semi di una futura ribellione, in quanto, come Angron ha sostenuto per tutta la sua vita, la libertà è l'unica cosa per la quale vale la pena combattere, ed è per questo che i tiranni cadranno sempre. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti sotto il video, non dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle novità della Guida Galattica per modellisti, e non dimenticate di seguire i nostri log di Facebook e Instagram. La prossima puntata ci concentreremo, in maniera non del tutto casuale, su un'altra legione importantissima delle legioni Sastartes, che ha segnato e ha continuato a segnare il destino dell'Imperium nell'epoca dell'eresia di Horus e in quella immediatamente successiva. Stiamo parlando della 13ª delle legioni Sastartes e del loro primarca Robot Gilliman. Grazie a tutti per averci seguito e alla prossima puntata! Angron infatti non perdono mai all'imperatore il fatto di aver